Oggi parliamo di hardware per Linux, particolare hardware certificato e con un supporto. Molte persone, una parte di noi, ha iniziato a utilizzare Linux con, su un portatile che usciva di fabbrica con Windows. Quindi stiamo parlando di hardware che, la cui compatibilità era ignota all'utente, molto spesso neanche ignota perfino al produttore. Questo però può portare dei problemi. Molto spesso si sente di gente che prova ad utilizzare Linux ma poi smette perché problemi di driver, la scheda video che non è performante come dovrebbe, il lettore, le impronte che decide che no, non deve funzionare e così via. Ovviamente ci sono delle soluzioni a questo. In particolare la soluzione migliore è quella di comprare hardware da aziende che certificano il supporto per Linux. Abbiamo tre categorie: colossi, aziende intermedie e piccoli rivenditori. Tra i colossi abbiamo per esempio Dell, HP, che producono hardware di solito per ambiente enterprise, quindi il certificato, il cui supporto è costoso e limitato nel tempo. Per esempio ci sono sempre quei server preassemblati della Dell che sono certificati per Ubuntu 14.2 LTS. Il vantaggio è che quando questo hardware viene dismesso e si trova sul mercato dell'usato, tende ad avere buone prestazioni per un prezzo anche economico. Per esempio abbiamo detto Dell, HP, Valve, che è anche l'unica azienda, l'unico colosso che produce hardware per consumer con la Steam Deck, portatile, una console da gioco basata su Linux. Abbiamo poi le aziende intermedie, sono quelle un po' più interessanti, sono quelle aziende che creano design originali, quindi board, laptop, hardware, periferiche che sono per Linux. Questo hanno lo svantaggio che hanno molto spesso un costo più alto rispetto ad altri brand consumer. Raspberry Pi, Pentium 64 non hanno dei costi veramente competitivi, più altro perché sono molto spesso roba di sviluppo, di nicchia, però sono anche lo zoccolo duro per l'hardware per Linux. E poi abbiamo, sempre abbiamo appunto per basi del SQL6, Framework, Pentium 64. Per i piccoli rivenditori, sono quelli da cui molto spesso la gente va poi a comprare laptop con Linux preinstallato sopra, hanno dei costi più competitivi, però il supporto per questo hardware dipende dalla singola azienda, non è mai, può mai arrivare a eccellere più di tanto, perché sono comunque aziende estremamente piccole, con un potere economico limitato. Nuovo custom, per esempio a 3 dipendenti, Tuxedo arriva forse a 40 e così via. Passo la parola a Pietro. Adesso parliamo di un'azienda, dell'azienda che ho comprato il mio portatile. Questa azienda è stata fondata nel 2020 da Mirav Patel, era il capo dello sviluppo hardware a Oculus. Oculus la conosciamo perché è stata comprata da Meta e produce gli headset VR della Meta. Patel quindi ha deciso di lasciare Meta e ha voluto fondare Framework per mettere insieme un'azienda che vende i prodotti che lui desidera essendo un ingegnere, perché ha raccolto tutta una serie di esperienze e di opinioni su tutta l'industria, ma anche proprio di sue volontà personali da ingegnere, e ha voluto creare prodotti che piacciono non solo agli ingegneri, però a un'ampia fascia di pubblico che è interessata in di diversi aspetti di dell'elettronica. Soprattutto la loro filosofia si concentra sul rispettare i diritti dell'utente, quindi questa è un'azienda di elettronica che mette al centro i diritti dell'utente e la capacità dell'utente, tant'è vero che uno dei loro motti è il prodotto è tuo e non nostro, proprio perché secondo loro, una volta che ti hanno venduto il prodotto, non è più qualcosa di loro da dover tenere sotto controllo, da dover fare da balia all'utente, però l'utente ha delle capacità, l'utente ha dei diritti e
anche dei doveri nei confronti della propria macchina, come la manutenzione. Parliamo un po' dei loro prodotti. Producono due linee di laptop, la linea da 13 pollici di cui io ne ho un esemplare, poi un'altra linea da 16 pollici, e sono prodotti molto interessanti perché sono sviluppati e pensati per poter durare nel tempo. Come si raggiunge questa durata nel tempo? Si raggiunge attraverso la modularità, la facilità nell'effettuare riparazioni upgrade e anche la personalizzazione. Perché appunto essendo prodotti modulari è possibile poter fare diverse scelte. Poi, altra cosa particolare, questi qui sono prodotti per i quali sono venduti tutti i componenti singolarmente. Quindi che succede? Mi si rompe lo schermo? Se fosse un Mac io dovrei buttare quasi tutta la macchina. Il costo di una riparazione da Apple equivale quasi al costo di un'intera macchina. Questo è fatto apposta per aumentare le vendite, però il problema qual è? È che devo buttare un intero laptop. Invece qui il focus è mi compro solo lo schermo e aggiusto solo quello. Metto a disposizione tutte le guide, i materiali e la documentazione necessaria. Tant'è vero che per alcuni componenti sono anche a disposizione modelli 3D, CAD, per le schede madri ci sono a disposizione anche gli schematic previa firma di un accordo di discrezione, questo per, non per colpa loro, per colpa di Intel e AMD. Altro punto fondamentale è la capacità di poter fare upgrade. Quindi, per esempio, adesso esce il nuovo processore di AMD, posso comprare solo la scheda madre, sostituisco solo la scheda madre e mi tengo il resto del portatile. Questa è una cosa importantissima perché per poter stare al passo con la tecnologia io non ho bisogno di buttare un'intera macchina, di buttare uno schermo, una tastiera, una webcam che funzionano. Cambio soltanto quello che ha bisogno di essere cambiato. E facendo così si riduce notevolmente l'impatto di un prodotto del genere. Altro focus comunque dell'azienda è l'utilizzo di materiali da filiere eticamente sostenibili e più possibili post consumer, quindi utilizzando materiali il più possibile riciclati, e hanno ogni anno obiettivi più ambiziosi per quanto riguarda l'integrazione di materiali riciclati all'interno dei prodotti. Parliamo adesso del mio portatile nella fattispecie. Questo è il framework laptop 13 pollici, questo è il modello più piccolo e leggero offerto dall'azienda. Caratteristiche fondamentali: tutto questo hardware è certificato per Linux e funziona out of the box perché hanno riconosciuto che come praticamente più della metà dell'utenza che va a acquistare queste macchine sono utenti Linux. Quindi Framework ha investito tempo e denaro nell'assicurarsi che i loro portatili siano macchine che funzionano out of the box con Linux. Noi quante volte abbiamo avuto a che fare con dei portatili? Magari non lo so, un classico Dell, HP, ma anche per esempio i Mac. Magari ci vogliamo installare Linux e abbiamo il mare delle difficoltà, delle cose che non funzionano, driver out of 3 da utilizzare, roba da compilare. Sul framework invece funziona tutto, basta installare. Se si vuole fare meno lavoro, si utilizza una distribuzione certificata come per esempio Fedora o Ubuntu. Però per esempio io ho installato Arch e funziona tutto, quindi non ho dovuto fare nient'altro che installare tutti i componenti sistema operativo perché Arch ha fatto così necessari e nient'altro, quindi nessuna difficoltà nel farlo funzionare con Linux. Poi, cosa particolare, questo portatile lo si può personalizzare come dicevo prima, quindi si possono ordinare diverse configurazioni di fabbrica. Quindi è possibile scegliere un modello di schermo piuttosto che un altro, una tastiera piuttosto che un'altra. Oppure una scheda madre piuttosto che un'altra, quindi offrono diverse CPU, per lo più si va per CPU perché purtroppo non per colpa loro il mercato delle CPU per portatili attualmente consiste solo di prodotti che si saldano su schede madri, non è come una volta dove c'erano le CPU socchettate, quindi purtroppo bisogna scegliere sia la scheda madre un certo modello di processore. Però, comunque volendo, se le mie necessità cambiano, se la tecnologia cambia e quindi voglio mantenermi al passo,
compro la scheda madre, il resto del portatile me lo tengo e spendo una frazione dei soldi per fare questo. Quindi ripeto, normalmente dovrei comprarmi un portatile completamente nuovo. Una delle probabilmente le cose che mi piacciono di più di questo portatile è questo. Ho tolto la porta. Che questo portatile offre la possibilità di poter personalizzare le porte che ci sono tramite questi modulini. Questi modulini non sono nient'altro che degli adattatori da USB-C che vivono integrati qua dentro. Però risolvono quello che è un problema molto assillante per far durare un laptop nel tempo, cioè il fatto che se magari rompo una porta USB, molto spesso devo buttare il portatile o la scheda madre. Perché ripararlo è un delirio. Invece qui sostituisco un modulo da 10 euro che vendono sul loro marketplace. E potendo fare così posso anche scegliere quale porta avere. Per esempio, io ho scelto di avere qua la USB-C, qua un HDMI, qua invece una USB-A, qua un'altra USB-C. Posso... Ce ne sono parecchi, c'è anche Ethernet, c'è DisplayPort, vari tipi di schede SD. C'è anche il modulo audio col jack delle cuffie. Questo portatile ce l'ha integrato, però c'è il modello da 16 pollici che non lo ha. Quindi volendolo si può avere o anche non avere. Quindi questa è proprio il tipo di scelta rispetto nei confronti del consumatore che praticamente nessun'altra azienda ti offre. Poi ci sono anche i moduli che hanno un SSD integrato. Sì, infatti, poi ci sono anche moduli che non hanno porte, però hanno dentro una memoria flash che funziona tramite controller USB, quindi sono alla fine una specie di pen drive Tipo delle SSD. mega piannette. Sì. No, non più tanto con la scheda SD, sono più simili a SSD, però con un controller USB. Più simile a SSD portatile come hardware. È un portatile manutenibile, quindi lo posso smontare completamente in pochi minuti, tant'è vero che esiste un video di una conferenza che si è tenuta di recente in cui il fondatore dell'azienda sul palco ha effettuato una sostituzione di scheda madre in 5 minuti. Quindi posso dire che è un portatile completamente manutenibile, facile da mantenere. Poi viene venduto anche in edizione fai da te e si risparmiano un po' di soldi perché semplicemente me lo ordino, mi ci arriva smontato a casa. E in un quarto d'ora lo metto insieme, sono pochi componenti a montare, ci sono su ogni componente all'interno ci sono codici QR da scannerizzare che portano alle guide. Le guide sono fatte in partnership con iFixit, quindi è possibile appunto sia risparmiare ma anche avere personalizzazione. Poi la scelta che ho fatto io è stata di comprare il portatile edizione fai da te, ma edizione fai da te senza disco e RAM. E quelli li ho comprati da Amazon, quindi spendendo un 1.400 euro una macchina con 64 giga di RAM e 2 tera di disco, roba se le volete da Apple dovete dare non so quanti stipendi, quindi poi come dicevo prima è certificato per distribuzioni Linux popolari, quindi per lo più Fedora Ubuntu, però comunque il supporto è stato portato upstream, quindi come ho detto prima io ho installato Arch e mi funziona tutto, quindi è possibile davvero vivere sereni con Linux, e questo è anche il punto di questa presentazione. Cioè, questi hardware che vi portiamo sono hardware che vi consentono di davvero poter utilizzare Linux senza dovervi preoccupare di altro. Ed è questa una cosa importante. Dopo che si fa magari il passo più difficile del passare a Linux, magari il passo successivo è andare a sostenere un'azienda che e a supporto dei vostri diritti come consumatore e soprattutto contribuisce al software libero. Rispetto a quasi tutti gli altri portatili, il lettore di impronte funziona con Linux e funziona per esempio su Arch, basta installare soltanto il classico modulo user space F30D. FPrintD, esatto, quindi niente, che è roba che per esempio su Fedora Ubuntu è preinstallata, quindi è uno dei pochi portatili dove davvero tutto funziona e basta. Poi, un po' di esperienze personali, ho comprato questo portatile per tutti i motivi che ho elencato. Magari, appunto, non è magari il prodotto prezzato meglio sul mercato, perché, anzi, non è degli elementari che ho visto dai recensori su YouTube. Le stesse specifiche le possono avere su una macchina che costa qualche centinaio di dollari in meno. Però, per
questi soldi in più, io ho un valore aggiunto che per me ne va, secondo me ne vale la pena, perché comunque posso far durare tutto il resto della macchina. E queste specifiche, basta cambiare la scheda madre, basta cambiare il display quando ne esce uno nuovo, cosa che è già successa. Io l'ho ordinato di fabbrica con display migliorato. Poi voglio puntualizzare una cosa: molto spesso, se noi pensiamo a macchine smontabili, customizzabili, molti prodotti magari sono di qualità costruttiva inferiore, questo vi posso assicurare di qualità costruttiva alla pari con l'industria. Se lo tenete in mano non sembra che sia un prodotto fatto per la modularità, per la riparabilità. Mi sono impegnati ad offrire un prodotto competitivo. Poi anche nel form factor offrono i processori che offrono presso Intel, AMD e tra poco anche in collaborazione con Deep Computing offriranno anche RISC-V. Comunque può offrire molte prestazioni, per esempio con questa versione AMD ci gioco, quindi poi parliamo anche di cose importanti come trackpad e tastiera. Sono ottimi, la framework ovviamente ha deciso di non sprecare soldi inutilmente e riscoprire l'acqua calda, quindi si è rivolta ad aziende esperte nel settore e ha preso accordi per la fornitura di questi componenti. Quindi abbiamo un trackpad davvero molto competente e anche una tastiera tra le migliori che abbia mai provato su un portatile. Poi magari qualche contro, la batteria dura un po' poco, secondo me dura un 5 ore, quindi la sua durata ce l'ha, non è che muore subito, però comunque anche una lamentela che ho visto molto altrove, anche soprattutto magari da utenti Mac, la batteria dura di meno di un Mac, però comunque si tratta sempre di una piattaforma x86. Comunque vi posso dire, fare un cambio di batteria su questo portatile è una questione di 10 minuti e si usa un solo cacciavite. Poi altro contro del mio modello, che è il modello AMD, questa non è colpa di framework, è colpa di AMD, che le schede wifi che vengono date sono schede wifi di partner di AMD, sono comunque schede wifi col modulo M2, quindi sostituibili con qualsiasi altra cosa disponibile sul mercato. Però c'è da dirlo, perché questo modulo AMD con quale framework l'ha fatto certificare con Linux, ha integrato il supporto mainline, quindi sono occupati di assicurarsi che funzioni bene con Linux, però comunque non funziona proprio benissimo questa scheda Wi-Fi, quindi questa è stata una delle poche pecche, uno dei pochi componenti di fabbrica che ho deciso di sostituire. Poi le casse fanno parecchio rumore, questo è buono, però non sono le migliori, la qualità audio non è delle migliori, dipende un po' dall'uso che se ne fa, però per io che lo utilizzo sempre con le cuffie non è un problema. E quello che è importante, magari cose come fare videoconferenze funziona molto bene. E tra l'altro, mi sono scordato di menzionarlo, ci sono degli interruttori fisici per sconnettere elettronicamente microfono e webcam. Beh, già che ci siamo qua, c'è anche il sensore di luminosità ambientale, che è uno dei pochi in un portatile che funziona su Linux. Poi ho parlato di modularità, questo qua è una delle cose che diciamo il party trick di questo portatile. Posso anche personalizzare la cornice, si smonta immediatamente perché è magnetica, e posso cambiare con un'altra cornice di un qualsiasi colore. Poi la costruzione è in alluminio lavorato CNC. E proprio per ridurre l'impatto ambientale lo offrono in un solo colore di anodizzazione, però questa anodizzazione che hanno scelto è quella che inquina di meno. Posso dire che le cornici di altri colori sono inguardabili. De gustibus, De Gianmarco, De gustibus. gustibus. Giusto per concludere la mia parte, ho incontrato qualche piccolo problema nello stand-by, però poi ho scoperto che era il driver della scheda video AMD, e con le ultime patch sul kernel 6.11 sono stati risolti questi problemi. Quindi non è un problema, dipende dal framework, è un problema del driver AMD, visto che comunque questa è una scheda video relativamente recente. Hanno i problemi che si vedevano i contenuti del buffer vecchio quando si. No, avevo problemi di lag.
Ah, ok. Era proprio un problema congenito di questa, del driver di questa scheda video. Ok, okay, questo problema simile che si è magicamente risolto con le ultime patch. Sì, ma penso che comunque AMD abbia rilasciato tutto un giro di patch col kernel 6.11 per sistemare queste cose. Pure su, altre, su altri prodotti. Quindi io per la mia parte ho finito. Lascio la parola a Gianmarco. Io parlerò di Nova Custom BB, che è una piccola azienda fondata nel 2015 da Wessel Klein Snackenborg, non so se l'ho detto bene, che è situata nei Paesi Bassi, un piccolo ufficio nei Paesi Bassi, ci sono anche le foto. Hanno un cane fuori, non so perché. Essenzialmente questa è una piccola azienda che rivende portatili della Clevo, installandoci Coreboot, che è un firmware UEFI open source, quindi sostituisce il codice UEFI BIOS proprietario di insomma stock di Clevo, e permette anche di applicare diverse personalizzazioni a scelta dell'acquirente. Poi vendono anche ricambi per almeno 7 anni dopo l'acquisto e aggiornano, cioè rilasciano patch di sicurezza per il firmware per 5 anni. Quindi loro offrono diversi portatili con diversi form factor e diverse fasce di prezzo, principalmente i thin and light, quindi quelli più leggeri e sottili, e anche i workstation replacement, ossia i portatili che tanto portatili non sono, ma perché sono progettati per essere più, diciamo, come rimpiazzi per un computer fisso, per cui hanno componenti molto, molto potenti dentro. Ti offrono ampia scelta per quanto riguarda CPU, RAM, scheda video, scheda di rete, firmware e anche Intel Management Engine, quella specie di backdoor che in teoria è per uso aziendale, ma che può essere anche sfruttata per altro, ma lasciamo vedere. Un altro intervento. Ecco. Esatto. Anche perché Intel non è l'unica, andiamo avanti. Che loro ti permettono di disabilitarlo grazie a Coreboot. Puoi scegliere anche quale sistema operativo farti preinstallare. Poi puoi anche scegliere... Anche sul framework. Giusto. E puoi anche farti incidere per esempio il tuo logo personalizzato sul coperchio, sul poggiapolsi accanto al trackpad, oppure farti inserire il logo nel BIOS quando, insomma, nel firmware UEFI quando accendi il computer. Quindi queste sono magari cose un po' più utili per le aziende che li comprano in massa per darli ai dipendenti. Poi ti danno anche molta scelta per accessori, come per esempio dock e hub USB-C, caricatori extra, varie periferiche più generiche, e poi hanno anche diverse opzioni per la privacy molto, molto interessanti, come per esempio il glitter sulle viti, per cui se il portatile viene smontato si vede che rimangono le tracce di glitter, oppure il nastro adesivo che lascia il segno sulla scatola, quando la si apre si vede che è stata aperta, quindi si può capire se il pacco è stato manomesso oppure no. Che cos'è il glitter? Diciamo una specie di... Nell'antidonne. È una specie di roba liquida con dei cosi, sbrilucci così dentro. Si può scegliere anche di farsi rimuovere proprio fisicamente webcam e microfono. Il modello che ho io è l'NB41, che è il loro prodotto più economico, che è un 14 pollici sottile e leggero, con processore Intel di 12esima generazione, e che ha la grafica integrata Intel Xe e supporta fino a 64 GB di RAM. Ho comprato questo computer all'inizio dell'anno, visto che volevo un upgrade dal mio vecchio ThinkPad X220 tablet, un computer del 2012, diciamo, che è una bella differenza, la fa sia per uso personale che per lavoro. Cioè, amo la follia quel computer, ma mi serviva per forza qualcosa di molto più potente. Poi ho scelto principalmente Nova Custom per poter supportare comunque una piccola azienda che supporta attivamente Linux, software libero e il progetto Coreboot, e che supporta anche la riparabilità. Di questo ne parlo a breve. Poi anche perché forse framework mi sembrava un po' costoso, un pochino più costoso, e anche perché non volevo tanto sbattermi con i vari moduli, quindi ho già tutte le porte che mi servono, e al massimo ho un hub USB-C che ho comprato sempre da loro, per cui, cioè, è un hub un po' schifoso, una roba un po' cinese, però funziona, volevo solo la VGA, quello che mi interessava. Quindi è una macchina con prestazioni ottime, non ci sono molti momenti in cui la CPU scalda,
La qualità costruttiva non è altissima, però la plastica e il metallo che hanno impiegato sono comunque abbastanza resistenti, non fanno molta flessione per esempio sulla tastiera o sullo schermo. Però l'estate scorsa ho sfondato uno degli altoparlanti. Come? Cioè, riproducendo un video, avevo prodotto un video di una cosa particolare, lui lo sa. dove l'audio era un po' distorto, un po' troppo distorto, l'ho riprodotto col volume al massimo e quindi una delle casse si è sfondata, non funzionava più, neanche riavviando non andava più, quindi l'avevo perché essenzialmente rotta. Quindi vabbè, magari qua non è proprio colpa di Nova, ma colpa di Clevo, però insomma. Almeno comprare il ricambio e sostituirlo è stato molto semplice, quindi sono andato sul sito di Nova Custom, ho comprato l'altoparlante sinistro, 20 euro più altri 20 di spedizione, che è un po' costoso, ma diciamo che è molto meglio piuttosto che spendere centinaia di euro alla Genius Bar perché ti si fa un graffio. Quindi poi mi è arrivato il pezzo, ho aperto il coperchio del portatile sotto, ho smontato la cassa vecchia, ci ho messo quella nuova, ho richiuso tutto, quindi tutto semplice, 5 minuti ho fatto, anzi meno. Io con la mia parte ho finito, quindi... Allora, Tuxedo Computers. Tuxedo Computers è un piccolo rivenditore, piccolo adesso, 40 dipendenti di solito. Il rivenditore di laptop, workstation, PC e mobili basate su Linux, fondato nel 2004 da Herbert Thaler in Germania. Ha come azienda una filosofia Linux first, tant'è vero che hanno una loro distro, Tuxedo S. Sono anche gli autori del Tuxedo Control Center. Se avete il laptop Clevo, probabilmente è ciò che avete utilizzato per gestire i profili delle ventole e della CPU. Tra le altre cose, diciamo la cosa più particolare è che alcuni laptop Tuxedo hanno il supporto al raffreddamento a liquido tramite unità esterna, chiamata Tuxedo Aquaris. Quindi se dovete comprare una workstation e dovete fare calcoli pesanti, Tuxedo potrebbe essere una bella idea, tra l'altro perché è bello vedere l'acqua che gira dentro al PC senza bruciarlo. Si occupa anche di postazioni fisse. E tra le scelte di personalizzazione che offre ha la personalizzazione del logo, logo personalizzato, nessun logo, la personalizzazione completa della tastiera, quindi non solo il layout ma anche il logo sul tasto super o Windows, può essere Tax, una mascotte Linux, non avere nulla, potete completamente cambiare il font sulla tastiera. C'è un video di Linux Tech Tips dove hanno messo a posto del layout americano le emoji, la tastiera piena di emoji, è inutilizzabile, però se lo volete fare potete. Tra l'altro sul store sono presenti anche memorabilia e oggetti a tema Linux che diciamo si rifanno le radici dell'azienda, che era nata come shop di gadget e cose simili. Il mio PC, che ho comprato da Tuxedo, è l'Infinity Book Pro 14, revisione 5, comprato 4 anni fa. Questa serie si mette a metà tra consumer e sta spento, non è acceso, e utenti enterprise, per professionali. E, diciamo, l'ho comprato come laptop per l'università, anche perché è l'unica macchina x86 che ho, quindi devo fare un po' di tutto. E si è rivelato un ottimo investimento, sia dal punto di vista della qualità costruttiva, perché comunque lo chassis è lega di alluminio e magnesio. Se vi sudano le mani, evitate, rimangono i segni, no? Una cosa assurda. In più, è un'ottima caccia di impronte, però si sente che il metallo sia al tatto sia alla costruzione è solido, questo di solido. Ha un ottimo servizio supporto clienti, mi hanno sopportato diverse volte le mie domande quando dovete riparare lo schermo. Purtroppo Tuxedo non offre la stessa riparabilità di framework Nova Custom, però hanno comunque una garanzia di 2 anni, sono comunque basati in Europa e sono sempre stati molto gentili con il supporto. Devo dire che molti della Tuxedo tra i rivenditori basati su Linux, insieme anche a Section 76, che presentano la maggior gamma di dispositivi, quindi se avete delle particolari esigenze, molto probabilmente c'è una linea di Tuxedo
che ve le soddisfa. Finalmente possiamo parlare di smartphone. Finalmente uno smartphone tra prodotti, non dico open, ma comunque che non sono completamente proprietari. Allora, Fairphone è un'azienda olandese nata nel 2013 da Bas van Abel e Tessa Wemmick, che si sono distinti nell'ambito della, soprattutto nell'ambito della costruzione etica degli smartphone, e oggi conta più di 100 dipendenti. L'obiettivo di Fairphone è stato da sempre quello di realizzare degli smartphone che fossero innanzitutto costruiti con componenti a più possibile riciclate, quindi plastica riciclata, alluminio riciclato e così via. Poi un altro punto fondamentale sempre in ambito etico è la provenienza del silicio e di tutte le componenti elettroniche. Infatti c'è sempre stata un'attenzione sulla provenienza, evitando zone particolarmente critiche per quanto riguarda il commercio del silicio, quindi cercare di utilizzare filiere produttive che non avessero implicazioni con guerre o con sfruttamento dei lavoratori. E soprattutto una cosa fondamentale, e la posso mostrare proprio aprendo la cover, e purtroppo non si possono vedere, ma ci sono tutta una serie di viti: la modularità. Questo dispositivo ha tutte le componenti sostituibili, una per una. Sul loro sito esistono i pezzi di ricambio, le guide e, altra cosa fondamentale, le viti sono a stella, sono Philips tradizionali, niente Torx o cose strane, classiche Philips. Quindi se dovesse rompersi una componente del dispositivo, basta semplicemente ordinare il pezzo di ricambio sul loro sito, dotarsi di un cacciavite e il componente viene sostituito, diciamo, in pochissimo tempo. Un'altra cosa importante è che non pongono limiti e problematiche sul bootloader, sullo sblocco del bootloader. Chiaramente lo sconsigliano per questioni di sicurezza, tuttavia è possibile sbloccare il bootloader con ADB e è possibile anche installare software di terze parti. Per esempio, sulla versione, sul modello, sul Fairphone 4, che è uscito ormai nel lontano 2015-16-18, è possibile installare anche Ubuntu Touch, mentre sull'ultimo modello, il Fairphone 5, Calyx OS, che è una ROM basata su Android molto degoogolizzata, e quindi offrire un'alternativa che non sia il classico Android OS powered by Google con tutto il service framework preinstallato di default. Un'altra cosa importante è la durata nel tempo. Infatti framework si dota di processori Qualcomm, di processori Qualcomm che non fanno parte della fascia consumer, come per esempio i classici Snapdragon, ma che vengono utilizzati solitamente in ambito industriale, IoT. In questo caso il Fairphone 5, che è questo qui, che è l'ultimo dispositivo dell'azienda, è dotato di un processore 8 core della linea QCM, e a livello di performance magari potrebbe scontrarsi con smartphone di una fascia inferiore rispetto alla fascia di prezzo a cui è prodotto. Ma questo garantisce, almeno basandosi anche sulle esperienze degli smartphone precedenti, almeno 6 anni di aggiornamenti, in più 3 anni di patch di sicurezza. Quindi arriviamo a circa 8-9 anni di supporto, cosa che anche aziende molto più conosciute e blasonate, e non faccio nomi perché penso le conosciamo tutte, garantiscono di meno. Parlando invece del sistema operativo, qui sopra c'è Android in versione stock, quindi praticamente il sistema operativo nudo e crudo, che va riempito con le varie applicazioni, sia da F-Droid, oppure se non si vuole proprio utilizzare i Play Store, ma c'è bisogno di sistemi proprietari, si può utilizzare Aurora Store, che permette di evitare il tracking da parte di Google. E questo che cosa garantisce dall'altra parte?
totale libertà sulla personalizzazione del dispositivo e soprattutto un'esperienza priva di quello che si chiama bloatware, quindi software preinstallati, spesso inutili, che al suo interno contengono tracciatori di informazioni. Per chi utilizza alcuni brand cinesi sa di che cosa sto parlando, che possono portare anche a fughe di dati o comunque fornire informazioni non richieste ai vari produttori. Qui questo problema non c'è perché, essendo completamente cioè pulito, a parte purtroppo i service framework di Google, c'è la possibilità di installare applicazioni a propria scelta senza avere il telefono riempito inutilmente. Ovviamente puoi cambiare ROM con una sentenza. E puoi cambiare ROM, come dicevo prima, perché lo sblocco e bootloader non invalida la garanzia e l'installazione è piuttosto semplice con una classica recovery modificata, e che può sembrare complicato, ma negli anni si è semplificato parecchio l'operazione. E quindi di conseguenza anche un occhio alla personalizzazione. Chiaramente non siamo ai livelli di un telefono top di gamma, quindi per esempio la batteria, non avendo tutte le ottimizzazioni fornite per esempio dagli Snapdragon, dura leggermente meno, si scalda leggermente di più, oppure anche i moduli fotocamera, che sono dei Sony, però non hanno tutta quella raffinatezza che possiamo trovare su modelli anche della stessa fascia di prezzo. Tuttavia è lo scotto da pagare per avere un telefono che alla fine durerà tanto nel tempo, forse anche più di altri modelli blasonati che fanno nella durabilità e nell'affidabilità forse un loro punto di forza, e che comunque ha una filosofia etica dietro piuttosto importante. Io quindi concludo, diciamo, l'intera presentazione. Qui ci sono i contatti nel caso qualcuno vuole entrare in contatto con noi. Ringrazio per l'ascolto e se ci sono domande. Ci sono domande per tutti e quattro. Prego. Aspetti Giovanni, ma la parte di c'hai qualche difficoltà quando hai installato qualche applicazione bancaria o qualcosa del genere? Allora, io non l'ho degoogolizzato ancora. No, in questo momento il bootloader è bloccato. No, informandomi ci sono problemi, devo vedere un attimo con le banche italiane, perché alcune banche, diciamo, estere non faranno problemi con i permessi di root. Però devo un attimo sperimentare. C'ha l'uscita, cioè l'USB sotto qual è? USB 3? Sì. La 3 con DisplayPort, quindi ci puoi attaccare il monitor esterno? Io ho anche provato. Quindi... È una di quelle cose carine che però... Sì, una di quelle cose carine che ci stanno togliendo. Ah, sì, se devo dire un altro difetto, non è il jack delle cuffie. Questo lo devo segnalare. No, lo devo intrometto un attimo, se non hai un monitor USB-C puoi usare questo del framework con l'HDMI. No, funziona perché wow. Taglia del protocollo. Non è una questione di jack, è una questione di castrazione della porta del protocollo in 3. Esatto, cioè siamo sempre alle solite. Teoricamente può funzionare, nella pratica... Cioè mettono il supporto USB-2, implementano il supporto USB-2 anziché USB-3.1, 3.2. Sì. Per la cronaca, giusto sì, sul mio che c'ho una tastiera che non è Google, c'è un'app di una banca che non funziona. Mi dice che io ci ho collegato una tastiera esterna e si rifiuta di funzionare, si apre e si chiude. Quindi diciamo la pervasività delle app bancarie è poi uno dei problemi principali, purtroppo, per cui io per primo non uso un telefono, io ho un pinefone, ma non lo uso perché purtroppo poi le app bancarie sono le prime, ma poi ce ne sono altre. Sì, perché loro purtroppo usano tantissimo tutto il sistema Play Protect. E apro e chiudo parentesi, anche i nostri amati, le nostre amate app dei servizi di PA, quindi Speed e sì, chiaramente io adesso avranno controlli più stringenti basati sui sistemi Play Protect su Android. Quindi giusto sempre, perché sì, dobbiamo favorire. Se posso fare la tangente, ok. Mi sono studiato molto questa cosa perché per avere il PUC, cosa molto ridicola, devo scaricare l'app, io mai c'ho un telefono degooglato, alla fine dovevo avere un telefono vecchio, ho anche un mese di supporto che mi è ignorato del customer sito della scuola, università, con per email, poi il sito nuovo. Comunque in pratica l'ironia è che l'app io è aperta,
però i diritti delle api sono ambigui e fanno i controlli con Root Beer, che specialmente dice non è affidabile, e anche su Lineage OS senza Root, che è più sicuro di una ROM Xiaomi che su quale regge, si lamenta. E poi ovviamente con Xposed si può raggirare, ho scoperto, quindi ancora è doppiamente stupida come cosa. Sì. Diciamo che gli diciamo che le persone che avevano percepito originariamente PagoP stanno piangendo, secondo me, come è andata a finire, visto che all'inizio era una roba molto più open, molto più intelligente, e invece adesso è diventato molto più chiuso. Domande sui computer? Io avrei una domanda per tutti e tre, per la verità, perché visto che parliamo tanto anche di discorsi ambientali, immaginando che io vorrei prendere il ThinkPad X1 Carbon e metterlo in permuta per acquistare un framework, una nuova custom, un Tuxedo. Assolutamente. Si può fare, non si può fare? È una cosa plausibile, pensabile? Per, per framework io so che non fanno ancora permute. Ok. No, ma non ho idea. Tuxedo forse c'è qualche possibilità, ma non ti so dire se è una cosa che è da aperta a tutti gli utenti o solo per certi inserimenti. Subito.it o eBay. Detto la stessa cosa. Sicuramente sono opzioni percorribili, ma considerando che un sesta gen con un Intel, un Intel la sicuramente meglio, per quanto un'azienda ti possa permutare quella macchina non ti pagherà mai un prezzo tra virgolette non è che so. Dalla me serve a me per la mia collezione di Tinker. Ma dice la durata batterie, scusate, perché poi alla fine ma vale tutti e quattro 8 ore. Ma il Tuxedo deportati mi fa 8 ore. Il problema di Linux è che penso che risaputo. Allora, però c'è l'asterisco. 8 ore con la luminosità sotto al 20% e con tutte le ottimizzazioni per la batteria attivate con auto CPU frac che sta là un po' di tempo fa. 8 ore le fa. Però stiamo parlando 8 ore del cioè Max aperto, sto scrivendo file di testo e compilando qualcosa. Non è grande la batteria? Appunto, cioè la batteria tiene là dentro. Non ricordo. Poi bisogna tutto rapportato alla, sì, ovviamente alla capacità della batteria. No, perché adesso sta al 50%, dice tempo restante 1 ora e 41, ma non ci credo onestamente. Invece il framework è al 70%, anzi al 77% da che stava a 90. E allora il framework, posso dirvi una batteria, questo modello che ho preso ha una batteria da 61 wattora, il modello base ha una batteria da 55 wattora, però ho preso il modello con lo schermo 2880x1920 apposta per poter avere l'integer scaling su Linux, quindi mi sa che il framework è quello che dura un po' di più qua, quindi lo te lo danno, questo con lo schermo migliore te lo danno anche con una batteria migliore, comunque volendo è possibile anche ordinare un modello proprio più base. È palese che Linux non abbia un'ottimizzazione eccellente delle batterie dei portatili. D'altra parte se i comuni mortali come me che comprano un computer diciamo anche se poi ne esiste la versione Linux con Windows e poi ci mette Linux, la prima cosa che nota batterie che non è che ti dura la metà ma quasi, perché è inutile che ci giriamo intorno. Ti vende anche molto dalla piattaforma. A parità di hardware sto dicendo, se tu prendi un computer quello ho notato già per esperienza personale, è sempre un problema, è sempre la batteria con dei portatili. Però che dipende molto sia da come sono stati sviluppati i driver sia per Linux che per Windows, perché se tipo AMD 3000 Ryzen Mobile su Windows sono quasi peggio che su Linux. Sì, questo anche io. Invece tipo i 5000 sono best of, cioè stand nella pacca. Sì, sì. Poi vabbè, su Linux puoi andare a battambolare con tu a customizzare un po' alcune cose. Volevo capire, di questi qui che nascono per Linux, ecco il livello poi di ottimizzazione della batteria, se è un qualcosa anche quello out of the box, comunque bisogna andarci a mettere le manine dentro, finito la volta. Allora, qua per quanto riguarda il framework, non so per gli altri, qua per quanto riguarda il framework out of the box, magari per un'azienda come Tuxedo, mi sono sbagliato, Tuxedo contribuiva anche i driver. Sì, contribuisce i driver e ha un suo control center, in realtà il laptop Clevo. Diciamo che non è, arriva a quello che dice sul sito web. Quella è una batteria da
Dice 36 watt ora. Poco ghinto. Il 4 di costo l'otto. Quindi il 36 watt ora fa 8 ore, fa quasi un miracolo. Cioè, è reale, tu, come un consiglio. Per safe, senza niente. Non è armo, giusto quello? Non è armo. No, X8664 i7, deve essere un i5, ma l'avevo terminato a tempo. Quindi c'è anche il fatto che la CPU ha il più grosso di quello che entra dentro. Ed è una Intel, quindi proprio quello. Ma per il framework, l'unica cosa che sincero che riesco a prenderlo prima, ti danno nella scatola, ti danno il cacciavite, questo qua è l'unico strumento che ti serve per lavorarci. Magari ci si va meglio comprandosi proprio tutto il set da riparazione, magari dell'iFixit, però questo è praticamente tutto quello che serve per fare tutti i smontaggi, riparazioni, sostituzioni. E ti danno la vite, purtroppo usa le Torx, però te lo danno incluso, ed è un solo tipo di vite, sempre con lo stesso tipo di grandezza di punta. Di punta. Poi per la parte, per la vite dell'SSD, quella è una vita stella ed è inclusa anche Philips. Quella. Una Philips, sì. Ma sul framework, magari sulla versione 16 pollici, sono anche moduli, schede video dedicate. Sì, puoi scegliere o di avere o di avere il modulo che ha solo le ventole con la cover, o il modulo che ha la batteria aggiuntiva, oppure il modulo con la scheda video. Non so se può essere fatto a caldo, però comunque può sostituirlo anche di sicuro spegnendo il portatile, lo sostituisci velocemente. Quindi se hai bisogno di un computer più portatile con più batteria, lo sostituisci in 2 minuti e sei pronto. Anche meno di 2 minuti. Sì, anche meno. Poi il modello a 16 pollici, volevo tracciare un po' quello che ha detto Mario. Nel framework offre anche quello la tastiera personalizzabile con firmware QMK. Firmware QMK mi sa che è una cosa che su cui ho fatto una riunione apposta, però è un firmware open source per tastiere. E appunto mette a disposizione parecchie funzioni cross platform per la personalizzazione del layout, macro e altre caratteristiche. Anche illuminazione, perché infatti framework quella tastiera la offre anche con colori RGB piuttosto che questa del 13 pollici che sono in bianco. E i moduli GPU sono compatibili solo con il 16 pollici, non con il 13? Sì, sì, solo con 16 pollici. Perché proprio 13... la forma del computer è completamente diversa. Quali di questi tre marchi offre la tastiera italiana? Allora, tutti. Di sicuro framework, e anzi se... Ma qua devo spezzare una lancia a favore di framework, perché di solito sui portatili la tastiera è un modulo essenzialmente saldato alla parte superiore dello chassis, mentre con framework è una questione di 20 viti proprio per tenercela attaccata bene, perché sennò è un delirio. Però no, comunque tutti e tre la offrono in italiano. Anzi, il framework, per chi ama la tastiera, per chi sa usare la tastiera inglese, offre anche la versione per Linux che al posto di avere il logo Windows è il tasto Super. Questa è una chicca, ma penso anche il suo la offra. Il Tuxedo pure non lo pesci, perché al tempo era ancora difficile, bisognava mandare lo schema di tutta la tastiera a Peninsky per fare la personalizzazione. Invece con qualsiasi layout semplicemente ti chiedono se vuoi logo Windows o logo la scritta Super. Invece questo framework è un'opzione di fabbrica, perché framework per ora si ordina solo online presso il loro sito, che sarebbe frame.work, e ci mette a disposizione un bel modulo per scegliere tutti i componenti e si fa l'ordine. Poi i costi di IVA, importazioni, tariffe doganali sono inclusi nel prezzo. Ah, ok, ottimo. Poi avevo, come detto, ho preso anche l'edizione fai da te senza disco e RAM, che ho comprato poi a parte su Amazon, e quindi sono riuscito per 1.400 euro ad avere 64 giga di RAM e 2 tera. Quindi pure, allora, di sicuro il Nova offre pure lui questa possibilità. Poi non so il Tuxedo. Tuxedo l'hardware lo devi comprare intero, però ecco, un'ottima personalizzazione anche dell'hardware, quindi
c'è AMD, The Balan, il minimo migliore e così via. Ok, ma le RAM sono date o no? No, 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 sono rimovibili o paragrabili, poi dipende dalla CPU qua, il massimo. Vabbè, tu quindi puoi prenderti pure la configurazione più economica e ti cambi solo RAM e disco. Magari la versione più economica tranne per la CPU, perché meno degli 7 non c'era. E mi sono poi andato io ad aggiungere un altro banchetto di RAM, un altro disco e così via. Sì. Comunque magari per quanto riguarda questi portatili di solito la RAM che o il disco che vengono venduti insieme alla macchina di solito costano un po' di più dei prezzi di mercato, quindi può essere vantaggioso comprarli senza e metterceli da sé. Magari appunto è sconsigliabile per utenti meno avvezzi, però come penso, la maggior parte delle persone qua non hanno problemi a fare una cosa del genere e installarsi un sistema. Ma la cosa, quindi... la cosa è che anche se spendi un po' di più, però ti dura un po' di più. Non è proprio una banalità. Prego. C'è una domanda proprio in controtendenza. Compatibilità con Windows invece di questi portatili? Nove framework li offrono proprio sul sito. Sì, sì, sono anzi un framework proprio per ordinare con Windows, quindi... Anzi, c'è la versione pre-built, proprio vuoi, si può fare. Dei framework c'è la versione pre-built che ti dà solo Windows, per avere nessun sistema operativo devi fare la DIY. In realtà per avere Linux bisogna installarselo da sé perché non lo offrono di fabbrica, però semplicemente quando lo ordini scegli nessun sistema operativo, ti fai banalmente una chiavetta di una distribuzione facile da installare tipo Fedora Ubuntu e vai così. Quindi Nova invece ti dà la scelta tipo Windows 11, Ubuntu, Fedora, oppure anche CubeOS, oppure la distro che preferisci tu, che paghi tipo 35 euro e loro ti fanno tutti i test, te la testa tutta quanta. Ok. Ma questo va in conflitto con Core Boot? Perché dovrebbe? Non so, Windows fa, ormai ha delle richieste sempre più stringenti sul credo, BIOS. No, non credo porti problemi. No, ok. Anzi, poi framework ha anche il completo supporto al TPM in hardware e alle encriptazioni in hardware, quindi anche per Linux con LUX il framework si presta bene. Se poi penso che ci puoi anche scegliere tipo di non avere Core Boot se proprio non vuoi. Perché mi pare che forse dà problemi con lo standby su Windows, non lo so. Ma domanda, visto che prima si è parlato di lettore di impronte, sì. Il problema che ho io, ma penso da quello che leggevo quando poi l'ho installato più di un anno fa, è comune, cioè l'impronta te la legge ma il portachiavi non te lo sblocca. Perché il passaggio di. Cioè, leggevo, insomma, per sbloccare il portachiavi dovresti salvare la password in chiaro. Perché c'ha due sistemi, generalmente c'ha due sistemi differenti, cioè lo sblocco dello schermo comunque con l'impronta è una cosa, lo sblocco del portachiavi è un'altra. Ma non so se qua è cambiato qualcosa al riguardo. Allora, perché per cui scusami, alla fine l'accendo, sblocco il desktop e la prima applicazione che chiede una password mi esce la finestra classica del portachiavi dove mettere a manina le credenziali. Perché tu in teoria dovresti accedere, quando accendi il computer per la prima volta devi accedere con la password, così che ti sblocca automaticamente anche il portachiavi. E poi tutti gli sblocchi successivi saranno con l'impronta, quindi non puoi spegnere. In realtà questa cosa c'è anche sui telefoni, quando lo accendi ti chiede il PIN e poi l'impronta. Penso che questo sia un problema di PAM. Sì. L'unico workaround appunto che trovi meno trovavo in giro è metti la salva la password in chiaro. Come buttare l'utilità dell'impronta digitale nella zona dove si cede su un portatile dove magari c'hai il disco criptato, o puoi anche permetterti di non avere la password sul portachiavi visto che è criptato il disco, però anche da lì tipo se c'è un virus dentro. Quello è il problemino. Il disco criptato è una di quelle cose che ci ha fatto perdere lo standby. L'ibernazione. No, si può fare però. Cioè io sono riuscito a farlo funzionare tutto come dovrebbe. Ma cosa? Non ho capito. Ibernazione su un disco criptato con lo swap sistemato. Ci ho provato e ho fallito miseramente. Ci ho rinunciato. Io non ho mai sentito io sono contrario allo swap, quindi di conseguenza niente. No. Non rinuncia all'ibernazione. Però non ho mai lavorato quello. Cioè, pure io ci ho rinunciato, però non è stato, diciamo. No, vabbè, ovviamente non è una bella cosa.
che comunque non so, utile, non ho mai trovato nessuna guida che dicesse esattamente come ottenere quello. Allora, c'è là, su una serie di problemi, sì, probabilmente trovi qualcosa, però al compromesso mi pare che non era giustificato da risolvere, diciamo, dal risultato che mi qua la fiction rinunciare proprio a mente spegno. Ma perché se posso dire l'S3 non funziona, non è fattibile. Ma no, io dici. Sì, però sai, che consuma, ti consuma batteria. Sì, ma è poca. Tipo 1-2% in 3 giorni. No. Tassi portati la dura? No. Consuma il 20-30% in 2 giorni, no, il 2-3%. Mamma mia. Io ho un XPS che in teoria c'è lo stesso hardware della versione Ubuntu. Io l'ho comprato con Windows, ma semplicemente perché l'ho comprato appena uscito. Dell rilascia XPS Ubuntu 6-8 mesi dopo di quando sono usciti, ma alla fine l'hardware è lo stesso, quindi la macchina è uguale, semplicemente perché per certificarlo Ubuntu ci mettono più tempo. Però ti assicuro che in S3 dopo 2 giorni trovo la batteria scarica. Però vedo, probabilmente non è ottimizzato. In questo caso non metto più. Sì, no, in quel caso il problema è l'implementazione della batteria, perché purtroppo il cable Linux ce l'avrebbe pure, le implementazioni pure buone, però ci vogliono i profili di performance della CPU per il consumo della batteria che ci hanno solo i produttori e non vengono mai rilasciati, quindi tutta l'infrastruttura ci sta là. Ma io trovo proprio, cioè, lo tiro dentro al borsetto, lo trovo caldo, cioè, che non solo, cioè, ha fatto qualcosa che non so cosa sia, perché chiuso solo lui, cioè, ma pare Windows. Quindi su Intel Lite? Sì, io ho l'AliExpress 15 pollici? No, no, il 13 c'ha un i7. C'aveva Nvidia sopra? No, no. Che a me capitava con il 15 pollici della scheda video Nvidia. Nvidia cacca. Qualcuno ha qualche altra domanda? Io ho una vicita. Ma quando dicendo la custom rivende Levo. Sì. Levo invece è un'azienda. È un'azienda cinese che fornisce cose, diciamo, il loro design, loro. Levo no M. Ah, veramente okay. Si chiama M. Sì, sì. Cioè, volendo pure tu potresti aprirti una partita di design, vai in Italia, poi vai a. Ti fai un bel sito web, questo è importante, ti vai a rivolgere a. A Clevo e loro ti mandano qualche macchina da testare, ovviamente la paghi il prezzo di costo, però poi ti mandano qualche macchina da testare e poi si prendono accordi per magari un ordine di 2000 pezzi e si vende. Così funziona. Poi Nova Custom ci mette parecchio lavoro lato loro. Quindi questa è la particolarità, quindi non è solo rivendere l'OM cinese, ma è metterci comunque parecchio lavoro per rendere queste macchine le migliori al meglio delle loro possibilità per il loro pubblico target. Poi vabbè, qua nel caso di framework invece è hardware custom. Però l'idea del computer IKEA fai da te è bellissima, sono d'accordo. Oddio, non è neanche tanto complicato da montare. Appunto, è tipo IKEA. Perché non è che te lo danno completamente smontato, ti danno soltanto il case superiore smontato, la cornice smontata e i moduli smontati. Ovviamente ho preso il modello senza RAM e disco, quindi quelli andrebbero. Non me li hanno dati, però pure nell'edizione fai quelli sono sempre smontati, quindi li devi montare. Anche se però posso dire che anche con l'edizione fai loro in fabbrica lo montano, poi lo smontano, ma lo montano per testarlo e non darti un'unità scassata. Vabbè, però lo spizio di giocare con i Lego invece stai facendo il portale ha un valore di già solo quello. Sono d'accordo. Sono assolutamente. 100 euro in più li pagherei pure. Vabbè, qua costa di meno, vabbè, poi un po' di costo lo coprono appunto con le versioni non fai da te, quindi quelle già montate di fabbrica. Quindi magari se siete utenti un po' meno avvezzi potete comprare tranquillamente quello, è un'opzione. Non è l'opzione migliore per finanziariamente parlando. Però appunto qua offrono l'importante, qua offrire scelta e rispettare gli utenti, cioè i diritti dei consumatori. Questo era tutto hardware compatibile con Linux, però siamo ancora lontani tipo da avere hardware aperto.
insomma, che si... Oddio, qua siamo molto vicini all'apertura qua, specialmente nel caso di framework, dove è possibile ottenere gli schematic, modelli in 3D, anzi hanno mettono anche a disposizione tutta una serie di materiale, se per esempio volete crearvi da, progettarvi da voi modulini, e ci sono molte persone che lo hanno fatto. Quindi questi modulini qua sono nient'altro che, vabbè, l'adattatore USB-C alla fine, però offrono tutti gli schematic per la scocca del modulino, per le dimensioni del PCB, le tolleranze dei componenti. Aspetta, tu non hai detto che loro incoraggiano anche il riutilizzo dei componenti, tipo quando cambi scheda madre per avere il processore più nuovo, poi anche tipo ti dicono che loro sì, che tu usare quella vecchia per esempio in dei progetti di DIY, anzi c'era pure l'immagine. Sì, 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 sì. Ah sì, ti danno... Allora, vendono anche sul loro sito web, vendono anche a disposizione un case dove tu puoi anche comprare solo la scheda madre da loro, puoi comprare anche questo case che vendono sempre loro e ti fai un mini fisso. Quindi questa oppure qualcuno è la particolarità di vendere tutti i componenti singolarmente, non devi neanche avere il portatile, puoi farti un fisso con la scheda madre framework. Qualcuno è riuscito a farsi tipo un tablet con i moduli qua all'altro. Però appunto mettono a disposizione i CAD, quindi puoi fare un progetto custom usando come base la scheda madre e i moduli del framework. E ce ne sono parecchie, c'è anche chi si è fatto il fisso col framework però utilizzando una scheda video dedicata, e come ha fatto, non ha magari utilizzato lo slot dell'SSD come si fa con alcuni portatili per avere una scheda video esterna, ma ha utilizzato l'USB 4 col passaggio PCI Express, col case con stampato in 3D e poi rilasciato su piattaforme come Thingiverse. Ma i modulini dentro hanno USB-C praticamente? Sì, sì. Sono tutti su USB-C. Sì, sì, sono tutti su USB-C. Più che altro, scusami, volevo collegarmi alla domanda di Andrea per fare un'altra domanda. Supportano Thunderbolt? Sì. Supportano? Thunderbolt. Sì, sì, Thunderbolt. No, è Thunderbolt. Allora, su USB-C. Sì, 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 è Thunderbolt. Qua su AMD non lo possiamo chiamare Thunderbolt perché quello è un marchio registrato di Intel Thunderbolt, però è USB 4 con passaggio PCI Express, che è una funzione di USB 4, una funzione opzionale, però è una funzione di USB 4. In questo senso ha senso. E non è un pollo di bottiglia, praticamente. Allora, per una scheda video sì. Vabbè, non capito. Però per un disco già no. Per un disco no, per un disco no. Per una scheda video no, la scheda video accelerata no, però per una scheda video normale, per un'uscita diversa, sì, sì, per sì, una memoria SD, per sì, sì, anzi, un disco, la particolare sì, cosa della memoria SD che utilizzano su queste, perché ci sono i modulini con la scheda SD, per la scheda SD utilizzano un controller ad alta velocità, perché molte altre aziende, se avessero fatto una pensata come quella di framework dei modulini, probabilmente ci avrebbero messo il controller SD più economico a disposizione sul mercato. Invece Framework ha scelto di utilizzare un controller ad alte prestazioni proprio per utilizzi come quello delle fotocamere, quelli più professionali che richiedono banda, per esempio per chi fa video in 8K e in 4K. Quindi. Secondo me c'era pure una roba del genere sulla webcam. Il CEO ha fatto proprio un video riguardo a questo, che loro stavano cercando di montare sia sensore che qualche DSP proprio di qualità superiore alla media. Sì, sì, infatti la webcam di questo portatile è superiore alla media. No, è rimasto rimanendo quel case per mettere poi la scheda madre nel caso di tipo, che ne so, a fine vita utile della scheda madre del PC, metti quella scheda madre in un case esterno, sai come. Sì, sì, però questa è l'idea di cui parlavo prima, quindi poi all'inizio, appena proprio ho presentato proprio il primo prodotto loro, allora come parte per quello. Sì, sì, infatti, c'è il case, sia potete stamparlo in 3D, ci sono tanti design in giro, oppure c'è anche il case Cooler Master da poter comprare direttamente sul sito Framework. Per esempio un FP Fairphone 4, sì. E la batteria ha iniziato a soffrire un po' dopo 2-3 anni di utilizzo di terzo. 30 euro batteria nuova, la vecchia ancora la uso, tra l'altro credo sia compatibile con le cuffie, con la batteria delle cuffie, quindi diciamo come i cambi.
e la smontabilità è stata utile quando a un certo punto succedeva una cosa strana infilando il cavo USB-C. Non riuscivo a capire cosa fosse, pensavo si fosse rotto l'aggancio, l'ho smontato, c'era un fazzolettino di carta che si era infilato dentro, rimontato tutto a posto. Veramente anche un vantaggio pratico la modularità, ne vale la pena spendere un po' in più. Potendo. L'ho aspettato un po', l'ho ricambiato dopo un po' il cellulare per poter prendere il surfing, che è più costoso a parità di caratteristiche tecniche, anche perché c'è quell'attenzione a minerali conflict free, che significa che si approvvigionano pure di materie prime molto più costose rispetto a quello là che si trova a prezzi più bassi per purtroppo tristi motivi.